Ci siamo spostati all'evento Accompagnamenti all'interno della Chiesa San Marco in zona Brera. Sono qui in compagnia di Graziella, che è la presidente dell'associazione. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, di chi siete e di che cosa si occupa la vostra realtà? Sì. L'associazione Volontari Francescani Milano è un'organizzazione di volontariato, opera a Milano dal 2017. È un'associazione che si basa sull'attività di soli volontari e accompagniamo e accogliamo persone in condizioni di disagio sociale ed economico. Facciamo alcune attività, tra cui una scuola di italiano che si rivolge in particolare a persone di recente ingresso in Italia e in particolare a minori non accompagnati, ospiti presso le comunità. Abbiamo uno sportello di ascolto attraverso il quale raccogliamo le richieste, i bisogni anche materiali delle persone che si avvicinano e li accompagniamo in un percorso di promozione sociale. E oltre a questo, insieme alla Casa della Carità svolgiamo un'attività di unità mobile, strade nuove, e usciamo per alcune sere alla settimana incontrando le persone che vivono in strada. Abbiamo scelto di aderire alla proposta della Civil Week con questa iniziativa. È un'iniziativa che vuole portare il racconto delle storie delle persone che noi accompagniamo e anche l'esperienza di noi volontari nell'incontrare l'altro. Nella realizzazione di questo evento abbiamo avuto il privilegio di essere accompagnati dal coro Jazz Gospel Alchemy, che generosamente ha offerto la serata all'associazione e al pubblico. Il coro sottolinea, accompagna i racconti con musiche che dall'Africa si sono spostate in America e raccontano il lungo percorso verso la libertà dell'uomo. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? Sì, è la nostra prima esperienza. Abbiamo, aderito a questa iniziativa perché soprattutto riteniamo che il principio che muove la Civil Week, cioè quello di portare nella cittadinanza il valore del volontariato, è ciò che più ci sta a cuore. Ed è per questo che abbiamo scelto di accogliere e aderire all'iniziativa. Quali sono gli obiettivi che volete perseguire? Avete degli obiettivi in futuro, per il futuro? Beh, certo, il nostro obiettivo, che poi è un sogno e che cerchiamo però di realizzare nella nostra attività quotidiana, è proprio quello di incontrare l'altro. Incontrare l'altro significa accoglierlo in tutta la sua storia, in tutta la sua diversità, ma siamo convinti che questa sia la strada per creare veramente nuovi percorsi di solidarietà e di promozione sociale. Io ti ringrazio veramente tanto, non ti rubo altro tempo perché so che sta per iniziare il concerto, a cui assisteremo anche noi ovviamente, e quindi ti ringrazio ancora. Grazie a voi e buon ascolto. Grazie. La musica accomuna tutti, un valore unico. La musica accomuna tutti, un valore unico. Noi vogliamo oggi accompagnarvi, tra noi vogliamo oggi accompagnarvi nella storia tramite la musica. Nella storia conosciamo meglio l'uomo tramite conosciamo meglio l'uomo tramite e per farlo idealmente ci trasferiamo e per farlo idealmente ci trasferiamo le persone tornano a casa dal lavoro le persone tornano a casa e dallo cantano lungo la strada e per farsi compagnia lungo la strada e per ringraziare per farsi compagnia Dio e per ringraziare accanto di accompagnarti che gli è stato nel difficile lavoro di accompagnarti in nera nel difficile lavoro che sentite? Dimmi nera io mi sento già se sento loro passi io mi sento già stanno camminando sento loro passi si fermano stanno camminando da qualcuno si fermano da ogni lato da qualcuno e viaggiano prossimo raggiungerò la sua famiglia si viaggiano prossimo e si amano Thank you.
Questo che avete visto era soltanto l'inizio dell'evento, come potete sentire il concerto sta proseguendo e noi rimandiamo la linea allo studio.